Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova rubrica di Bullfit Fashion, vogliamo chiamarla Bullfit Educational. Oggi vi mostro come fare il bagnetto al vostro bulldog seguendo delle piccole regole che io ho imparato nel corso degli anni. Il primo passaggio fondamentale è quello di spazzolare il vostro cane. Come fate? Ci sono un sacco di spazzole in commercio, alcune anche molto costose, alcune di design. Io utilizzo dei normalissimi guanti da cucina. Sì, proprio quelli di gomma che trovate al supermercato a 1,50 euro. Vi mettete questi guanti, andate a massaggiare il vostro cane, in questo modo voi vedrete che ricostruirete un bulldog intero sul pavimento con tutto il pelo che riuscirete a togliere con questi guanti. Sono molto economici, ma estremamente efficaci per quello che è il nostro obiettivo, ossia andare a rimuovere tutto il pelo morto che c'è sul mantello del cane. E il cane lo gradirà moltissimo perché comunque per lui è un grande massaggio. Una volta finita questa operazione, lavatevi le mani con i guanti utilizzando del sapone in modo da poterle avere poi puliti per un passaggio finale. Come si fa a far entrare un bulldog nella vasca da bagno se non avete mai fatto il bagnetto a casa oppure se non lo ha mai fatto o se non lo gradisce? Basta un piccolissimo stratagemma, basta prendere un premietto, metterlo sul bordo della vasca, il cane per la curiosità sicuramente metterà subito delle, le sue zampe sul bordo della vasca, voi date una bella spintina dal sedere e il gioco è fatto, il cane si troverà immediatamente in posizione. Io normalmente utilizzo del prosciutto crudo, è ovvio che più è buono il premio, più la motivazione è alta e più probabilmente vi darà soddisfazione nell'aiutarvi ad entrare nella vasca, altrimenti salutate l'ernia.